l'allenatore si è dimostrato veramente un uomo eccezionale. Bisogna non tenere sono ancora totalmente soddisfatto. Perché dovrei fare un elogio per lei anche. Sì, sì. Lei, ma perché la sua carica è in pericolo? È in pericolo. Ah, lei vuole che io la sostenga. Per favore, e non mi dia. Oh, capitano di bravo. Bravi, complimenti, ve lo meritate. Ve lo meritate, dal principio avete giocato bene, con impegno. Per piacere, questo chi è? Ah, Supo! Voglio diventare come il padre, eh? Questo è il Supo, ciao! Bravi! Bravi! Alla fine c'era gente che si abbracciava e piangeva di felicità. A proposito, l'organizzazione ha funzionato a meraviglia, l'invasione del campo non c'è stata. Tutti i 100.000 dell'Olimpico sono rimasti al loro posto per permettere il giro d'onore alla squadra, accompagnata dal grido campioni, campioni. In un'atmosfera surreale, i giocatori giallorossi alla fine della partita hanno ringraziato il pubblico percorrendo alcuni giri di campo con la bandiera tricolore. Bruno Conti, come al solito, era il più felice, campione del mondo e scudetto. Ma il più festeggiato è stato senza dubbio Falcao. Grazie Roma, che ci fai piangere, abbracciarci ancora. Il Torino, sapientemente, ha fatto da comprimaria a questa festa della Roma, prestandosi dapprima al gioco di rimessa e poi nella ripresa con Dossena ha ravvivato il suo gioco andando spesso all'attacco. La partita, oltre ad uno scenario indimenticabile, ha offerto anche buoni momenti di calcio. 4 gol e molta azione. L'Olimpico sembrava incantato. Apre le marcature Pruzzo, trasformando un rigore decretato dall'arbitro Bianciardi per atterramento di Conti in area. La bandiera giallorossa appoggiata sulla rete del Torino fa parte dei festeggiamenti. Al 36esimo Falcao raddoppia con un'azione combinata. È il suo trionfo. Il campione sudamericano, dopo il gol, va ad abbracciare anche un po' del suo Brasile, correndo verso la curva sud. Tancredi, nella ripresa, lascia il posto al suo amico Superche, il quale, malgrado i suoi 40 anni, paga lo scotto del debutto stagionale, dando una mano ad Hernandez ad andare in gol. Passano 3 minuti e Conti, al termine di questa azione, scarica un sinistro alle spalle di Terrano. Non poteva finire meglio per la Roma, core desta città, come dice la canzone. A Roma ora c'è festa grande. I giallorossi hanno vinto il campionato con 43 punti a 3 lunghezze dalla Juventus. L'augurio degli sportivi è di vederle entrambe quest'altr'anno in Coppa Campione. Vinto lo scudetto, la Roma tentò la scalata alla Coppa dei Campioni, ma giunta in finale con Liverpool venne sconfitta proprio ai calci di rigore allo Stadio Olimpico il 30 maggio 1984. Dopo aver sfiorato nuovamente lo scudetto nella stagione 85-86, la Roma rivinse il campionato nel 2001, allenata da Fabio Capello.